It's a kind of miracle because in this period have this situation and come back to the normal things with stage and orchestra pretty much together, not too much distance. I mean, slowly we come back to normal and we take out the restriction that we had for a long time, and it's a dream. Durante l'inverno ovviamente abbiamo cominciato subito, già a novembre dell'anno scorso, a capire che dovevamo avere un secondo piano, assolutamente. Quindi nell'eventualità di non poter mettere in scena i grandi allestimenti tradizionali dell'Arena, Franco Zeffirelli, eccetera, perché non avremmo potuto mantenere il distanziamento sanitario dei lavoratori, ci siamo fatti venire un sacco di idee, abbiamo lavorato giorno e notte e abbiamo pensato appunto di usare la tecnologia che al posto dei grandi allestimenti trasmette delle immagini meravigliose, ovviamente, eccetera. C'è un piccolo allestimento, come vedete, architettonico molto molto leggero che cambierà ogni sera in base al titolo dell'opera. E non è, no, al momento non è più. Il braccio così di Ugo De Anna. In quanto bravi, in quanto estremamente competenti, hanno alzato il livello e ripeto, fino a che continuano ad essere così bravi, noi possiamo solamente essere avvantaggiati dalla loro collaborazione con loro. Questa è una grande innovazione. Le innovazioni hanno bisogno di tempo per radicarsi, se sono innovazioni reali. Non sappiamo se nel 2022, nel 2023, nel 2024, non capiamo il processo che abbiamo iniziato quest'anno, non sappiamo oggi dove ci porterà. Sicuramente ci porterà avanti. La scenografia tradizionale fissa e ferma, tendenzialmente, invece la scenografia virtuale, l'ambiente virtuale ci dà la possibilità di creare degli sfondi che siano in movimento, che quindi diano vitalità alla narrazione, che sempre risulti in ogni caso un arricchimento della scena, non creiamo dei film, non togliamo spazio al lato principale, che rimane quello dell'interpretazione dell'orchestra, del cantante e della trama stessa del libretto, ma creiamo degli ambienti che all'occhio dello spettatore sicuramente risultano nuovi, innovativi. Spettacolo,
Innanzitutto è molto comodo, perché per la voce è una parete che dà anche un aiuto acustico alla voce, e questo in arena veramente è importante, perché cantiamo all'aperto. Veramente è bellissimo che la direzione artistica, la sovrintendenza, Cecilia Gasdia e Stefano Trespidi, sono riusciti a fare questa stagione proprio hanno trovato una soluzione per questa stagione, visto che non si poteva usare le scene vere, loro hanno trovato questa bellissima soluzione che funziona tantissimo, è bello, veramente da vedere, e poi anche la gente osserva veramente uno spettacolo. Questo schermo così è chiaro che, diciamo, è un pochettino contenuto, perché ovviamente non si poteva fare altrimenti, un po' perché c'è il Covid, un po' perché lo spazio è quello che diciamo limita certi movimenti. Tecnologia, ovviamente abituati alle grandi scenografie dell'arena, è comunque molto bella perché sembra vera a un certo punto.